Nessuna condizione, nessun mercanteggiamento. Sul nuovo ospedale di Padova la Regione non è disponibile a giochetti politici e attende preoccupata quanto accadrà a Palazzo Moroni lunedì. La scaletta dei lavori è chiara, solo la costruzione del polo di Padova Est potrà dare il via ai lavori previsti al vecchio Giustinianeo. Un out-out da Palazzo Ferrofini che arriva dritto dritto dal padovano Fabrizio Boron, presidente della Commissione Sanità. Sì. La discussione solo ideologica e di parte, come mi pare sia, non c'è molto da discutere, c'è solo da prenderne atto. A quel punto la Regione si guarderà attorno. Io ricordo che quest'anno si discuterà e si approverà il nuovo piano sociosanitario, ovvero la programmazione del sistema sanitario veneto per i prossimi anni. Se questa è la scelta, quando andrò a discutere ed approvare il nuovo piano, saprò che non ci sarà il polo ospedaliero di Padova Est e pertanto dovrò, ovviamente da padovano, da presidente della commissione, scegliere quello che sarà il futuro investimento sulla sanità padovana e sulla sanità veneta. O si va avanti, come stabilito dall'accordo di dicembre, o si cercherà altrove. Il nuovo ospedale, atteso dai cittadini, dalla scuola di medicina e dal mondo produttivo, non può più aspettare. La Regione non si può fermare di fronte a ideologie di parte. La Regione guarda il bene dei cittadini e il bene della sanità veneta. Se a Padova non si fa, prenderemo atto e ci guarderemo attorno.